Buonasera, Eccoci qua, in una stranissima diretta di domenica sera, una diretta preparatissima, studiatissima a tavolino. Sì, sì. E talmente tanto preparata che siamo qui. Che non sappiamo che cosa raccontarvi stasera. Però bisogna mantenere la costanza, bisogna mantenere il... dovevamo passiamo fare degli alimenti prima. A una certa costanza. Dobbiamo, dicevo, mantenere la nostra costanza, fare le nostre live, nonostante le difficoltà, le difficoltà tecniche. Giovedì è stato un marasma, perché giovedì è venuto giù l'impossibile qua. Prima ha iniziato a piovere e comunque tutta la settimana ha piovuto tutti i pomeriggi. Poi però a un certo punto ha cominciato a venire giù grandine, grossa come ciliegie. E niente, la linea ci ha abbandonato completamente. È andata così. Sì, anche qui io avevo abbastanza problemi di linea, quindi eravamo sul solito asse. L'asse Grosseto Terni era proprio completamente probabilmente devastante. È servito dalla stessa linea. Adesso sanno dove abitiamo, scappiamo. Vabbè, in realtà è alla fine pubblico. Sì, direi che poi comunque sia si sente pure. Vabbè, ma che cosa vorresti dire, scusa? Cioè, ce l'ha con me? Ma perché anche con me, tutto sommato, per quanto uno si sforza, ma il livello è quello, purtroppo. Allora, va di bene. Che si chiacchiera stasera? Ma no, non lo so, te prima mi hai detto una cosa, tipo, affrontiamo un discorso importante, hai detto, oddio, ho paura, cosa vuoi Sì, affrontare? è vero. No, era una riflessione, veramente un paio di riflessioni che oggi ho fatto, e una tra l'altro, no, ti ho mandato anche un vocale nel pomeriggio per raccontarti della mia riflessione dopo aver conosciuto dopo essermi avvicinata al fantastico mondo dei podcast. E niente, tra l'altro una cosa anche molto interessante, veramente ho beccato qualcosa di interessante, di colto, di interessante, stuzzicante. E magari anche interessante. E soprattutto raccontato con una bellissima voce. Adesso non sto a fare pubblicità o altro. Però, ecco, nel caso dei podcast che sto seguendo, mi è venuto da pensare a quanto possano essere simili alle cose che sto scrivendo per la seconda raccolta di pietre. Quindi è una mia riflessione, semplicemente questo, cioè l'idea di andare alla ricerca di vecchissimi casi di cronaca e riportarli più o meno in forma romanzata. A proposito, Pietre lo si trova attualmente quasi completo, in realtà Natasha non ha più poi pubblicato altro su un nigrafo, quindi se è andato È stato sul suo detto profilo. di non farlo. Sì, è stato detto Non di non so farlo. perché, è stato detto di non farlo. No, in realtà Sì, la verità è, non è stato, detto di non farlo e non l'ho ancora trasformato in digitale, perché lei scrive. No, Mi fa no, vedere no, i tuoi no, pacchi no. di roba e scrive. No, No, allora, bugiarda. i successivi sassi che fanno parte della prima raccolta te li hai anche letti. Sì. E non sono però, e sono in digitale. Però non sono presenti su Onigrafo Magazine No, perché no. abbiamo detto di smettere di pubblicarli, insomma. Sì, Ci esattamente. faremo Di prendere, qualcos'altro. ci faremo qualcos'altro. Ci faremo qualcos'altro. Mentre la seconda raccolta di pietre sono ormai 6 o 7 racconti, è un po' diverso perché appunto si basa su una... No, sono 7, se non No, sbaglio. stavo Quindi salutando dovrebbero essere Matteo. Ciao. sette. Ah! Ciao Matteo. Sette cosa? Sette Sì, racconti, dovrebbero essere sette. 7 racconti, quelli della seconda serie di pietre. La prima sono sassi un po' più intimi, mentre la seconda raccolta sono appunto dei casi un po'
alcuni realmente presi di cronaca, altri invece sono un po' romanzati su quelle che possono essere delle località un po' particolari che ho incontrato nel corso degli anni. E appunto ascoltare come possano interessare, lo vediamo anche da quelli che sono i contenuti delle varie TV a pagamento, che può essere soprattutto Netflix, no? Tutti questi contenuti che parlano di casi di cronaca, probabilmente riscuote il suo successo. Ovviamente in un podcast ci stai 30 minuti a sentire chiacchierare, a sentire magari in maniera anche un po' giornalistica tutti i dettagli del caso in questione. Mentre quello che è il lavoro che ho fatto io è una chiave un po' più romanzata, dove c'è comunque anche una descrizione, diciamo, intimistica, un qualcosa di immaginato in quello che è il contesto dell'avvenimento che si va a raccontare. Ed ecco, trovavo questo parallelismo. Però no, l'argomento che stasera sarebbe simpatico affrontare è, anche lì nato da una mia riflessione, io ho il mio compagno che sta vedendo la raffica dei fantastici video fatti da un ragazzo che va a pesca e si fa cose per andare a pesca da solo. E oggi pomeriggio vedevo come fanno anche altri YouTuber, che gli arrivano i mega pacchi regalo dove tirano fuori le cose. Questo lo comprate di qua, questo lo comprate di là. Gente che fa regali, che ti compra le cose dalla wishlist di Amazon. Sì, si Cioè, vuole delle mettere una cose wishlist, veramente. poi una wishlist. Sì, è Facciamo una fantastica wishlist questa. per Natascia. Ovviamente solo libri. Sì, ovviamente. Poi ci si Ovviamente fa? solo Si libri. leggono? Ah, si devono Si anche leggere i leggono. libri? Non si possono tenere così qui? Così, tipo. Allora, La mia è una molti. polemica, non so se sei rapido. Vabbè, Molti comunque. ci stanno, nella mia libreria, che stanno in quel modo. Però in versione digitale l'ho letti, perché in versione digitale non si rovinano. Beh, E vedi, nella libreria stanno bene, ogni tanto un punto in più rispolvero. per prendere il digitale. Vabbè, ho un cane che gira intorno a me, pericoloso. E, bene, bene. Sei più pericoloso tu per il cane. Perché io, vabbè, ho capito, non c'è bisogno di ventagliare cose che succedono per puro caso, poverino. Povero cagnolino. Ma no, Magari voglio anzi, attaccare un orecchio per sbaglio, non è sottolineiamo, che ho fatto sottolineiamo quanto è fortunato quel cagnolino ad aver apposta. Vabbè. trovato casa così in 4 e 4 8, e sta bene, felice, contento. Sì, sta mangiando roba Direi di là che non so di preciso cos'è, lo scoprirò probabilmente a fine live. Boh, forse tipo una scarpa, un cuscino, ora vedremo poi. la scorsa live Matteo. si è mangiato uno scarponcino. Matteo Diani Giusto? dice 7 è il numero massimo di tutte le cose. Che, guarda, sei sicuro? 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 Vogliamo argomentare questa cosa? Lo 7? rimetto. 7 è il numero massimo di tutte le cose. Io, boh, non lo Beh, il 7 è un numero. No, il numero massimo di tutte le cose? No, il so. No. numero massimo di tutte le cose è il 10. Pensavo il 23, però andiamo avanti. No, non esiste, non credo che esistano de delle cose che vanno a gruppi di 23. Di cose che Come vanno a no? gruppi di 10, sì. Che cosa Vabbè, ho c'è a capito, gruppi ma di perché 23? vabbè, è normale perché il nostro è il sistema decimale, lo chiami così, per forza. No, gruppi 23 niente, era solo per dare No, nel il numero. senso che 7 è un numero Biblico. ricorrente in tantissime cose. Eh beh, I sì. sette nani, i sette colori dell'arcobaleno, le sette meraviglie, le sette grandi meraviglie, quelle antiche, a cui poi ne hanno aggiunte tantissime moderne. 7 è un numero, però c'è il Importante, 10, Biblia. c'è il 10 che parte 10. inizialmente con i 10 comandamenti. E quindi 10 è il numero massimo. Vabbè, ok, se dite che va bene, quindi la accendiamo, è così. D'ora in Posso poi chiamare a casa? non si può contare l'11, non esiste più, basta, fine, si finisce a Basta. 10. Comunque, quanti anni hai? 10. Quando sei nato? Il 10. Queste cose Io qua. sono nata al Benissimo. 10. Vabbè. Così.
Compito per casa, vedere. Ah, ok, video di Sio, ho capito. Adesso ho capito il collegamento. Adesso ho capito il collegamento. Sio è un youtuber. Quanti anni hai? Compito per casa, vedere. Cosa stai Ah, Fermi, ok. fermi, fermi, che è successo un Adesso ho capito il casino. collegamento. Ok, Cosa stai facendo? perdonatemi, non riuscivo ad aprire la pagina di Facebook per vedere i commenti in diretta, però mi ero dimenticata di togliere l'audio al computer, quindi è partita tutta una combo. Sì, C'era bravissimo. C'ero io Mirko che mi nel risentivo, ho dono e detto, l'ubbidita, pure io queste cose mi però mi ero sembrava. dimenticata. Ancora. Io mi sembrava di averla risentita. Comunque, insisti, eh? Cioè, mi raccomando, fai casino, Eh eh? no, è che non andava giù. Allora, devi sapere che la scorsa settimana, per circa 12 ore, il mio computer è stato impegnato in un fantastico aggiornamento. Ha fatto un casino, non ha fatto l'aggiornamento. Cioè, ho trovato tutto Computer, ribaltato. il suo computer è famoso per non funzionare, quindi è tanto che abbia fatto un aggiornamento. Comunque, Ah, ma comunque, qui si sta comunque. nominando Sio. Allora Sì, dobbiamo sì. vedere il Poi numero. Dobbiamo vedere il video di Sia. vediamo il video di Sio. E le fatiche di Ercole, le fatiche di Ercole. Quante erano le fatiche di Ercole? Ragazzi, non fate queste domande difficili. Erano Fa sette. caldo. Ah sì, te pensa. Sì. Domande Sette difficili, fatiche fa di un Ercole. caldo terribile. Quanto Aspetta un fa caldo attimo, da eh. voi? Cosa fai? Cosa abbassi? Cosa stai facendo? Natasha? Che è successo? Stavo urlando. Ah, ma hai proprio Allora, abbassato, tipo. sì, lo so, è domenica sera e la domenica sera non siamo attrezzati per fare le dirette e quindi è tutto un Quindi. po' caotico, quindi devo impartire ordini a tutti i Se miei me lo dici sottoposti. prima, io ti levo dallo schermo così non ti vede, non ti sente nessuno, No, ma no, va bene, tranquillo. niente, tranquillo. Facciamo vedere erano 12, ha Andiamo. detto. Che 7? Ha detto Oriana, erano 12. Erano Oh, 12 le fatiche di Ercole. Allora è 7, gli 12 erano il arrivate numero più 5, così a alto. caso. Ah, vabbè, porello, ha faticato tanto. Chi? Ah, Ercole. Ercole, sì, no, sono Ercole. No, ragazzi, voi dovete capire che da un giorno all'altro siamo passati da una media di 22-23 gradi a 35, e io ho 2-3 giorni e non ci capisco assolutamente È niente, ma proprio caldissimo, è niente, vero. niente, niente. C'è proprio tipo la testa che mi sta galleggiando. Comunque, come mai siamo arrivati a parlare del 7? Bah, perché l'ha Perché è stato nominato Matteo che Matteo. ha iniziato tutto Ah l'ambaradan. no, perché ti ha iniziato a dire che c'avevi 7 storie di 7 sassi, i sassi sono Ah, le sì. storie da raccontare, sì. E poi insomma le farai, le scriverai, va a sapere. Ci avrai il tempo per farlo, lo troverai. Allora, Spero di niente, sì, sinceramente. ci Vorrei vediamo. iniziare a scrivere di più per me. Perché non mi sembra giusto mettere da parte tutte queste cose, sono tante da vedere e da controllare. Quindi sì, le Allora, finirò. tra le altre cose, la settimana scorsa, questa settimana appena finita, che sta finendo, insomma, all'inizio di questa settimana è partito ufficialmente il concorso, Le storie del Querceto. Quindi il concorso letterario Storie del Querceto, organizzato insieme a Matteo Sanfilippo, in occasione, insomma, del suo pubblicazione, eccetera, insomma, eccetera, bello, del gioco di ruolo Il Lumino Gigante. C'è una pagina, chi è interessato vada sulla pagina, clicchi, lega tutte le informazioni, scarichi il bando, lo può trovare sia sulla nostra pagina Onnigrafo che direttamente se va sul sito onnigrafomezzo.com trova il link che lo porta alla pagina delle informazioni e poi a quella anche del bando del concorso. Quindi, insomma, se avete interesse o se conoscete qualcuno, condividetelo così può partecipare. La partecipazione è gratuita e poi c'è scritto tutto quanto quello che ci deve essere scritto nella pagina, insomma. Quindi fatelo, condividete, fatelo sapere a tutti quanti. Stanno già iniziando ad arrivare, tra le altre cose, i primi dattiloscritti. E quindi, insomma. Da qui a settembre chissà quanti ne arriveranno e chissà
cosa succederà. Bon, noi comunque sia vi terremo informati, tornerà anche Matteo tra qualche tempo, tra qualche live tornerà anche Matteo a parlarci dello stato anche dei suoi lavori, quindi insomma se siete interessati tornate che noi ogni tanto approfittiamo sempre per parlare di questa cosa qua. E, scusate la parentesi, la richiudo. Quindi, dovevamo dire, a parte questa cosa che andava detta, ti sei mutata? Sì, lo so. Ah, ok. Cioè, a parte questa cosa che andava detta, io ti stavo per chiedere che cosa dovevamo fare giovedì? C'era qualcosa in mente oppure eravamo proprio Allora, giovedì avevamo pensato al discorso di leggere quelli che sono... Le sinossi dei libri, soprattutto autopubblicati, sì. In Amazon. Era un pensiero cattivo, si era detto, ma perché non ci si mette tipo su Amazon, Books, io c'ho stasera su IBS, eccetera. Tutto coso che si abbassa continuamente da solo, piano piano e scende. C'è una levettina, stringilo, no? Vabbè. Sì, se l'ha detto, andiamo su Amazon, si condivide lo schermo, si va su Amazon e si parla male delle sinossi dei libri che troviamo su Amazon a caso, completamente. Si scorre un po' e si parla male e si analizza come sono state fatte. Magari un giorno ci prepariamo, ne selezioniamo 5 o 6 oppure una decina e poi facciamo questa cosa veramente molto... molto cattiva, magari la mettiamo all'interno di quel nuovo format che abbiamo forse lanciato, ora abbiamo un po' del Autori non si nasce. Lì, ecco, tra le altre cose, lì abbiamo avuto molti feedback, tra l'altro, interessanti, e probabilmente presto ne faremo dei contenuti specifici per quella cosa lì, parleremo di autorialità, di scrittura, come muoversi all'interno di questo mondo difficile. E sì, Matteo mi chiede se ho avvisato Natasha per il 24. Sì, sarà tra altre cose con noi il 24 giugno. Matteo Diani, l'ho avvisata. Comunque, se non l'avevo fatto, l'ho appena fatto. No, lo sapevo. Sarà con noi, si parlerà probabilmente di alcuni dei suoi articoli, uno in particolare mi garberebbe affrontare, ora vedremo un po' divertito che ha pubblicato, sì, che ha pubblicato con Sonnigrafo, specialmente quello del cyberpunk, mi ha molto, molto interessante, molto, molto bello, sì. Su cui parlare, su cui discutere. Diciamo che si aprono tante strade, apre tanti contesti, si apre tanti contesti che può valer la pena anche affrontare, comunque sia discutere, molto interessanti. È molto bello l'articolo che abbiamo pubblicato di Matteo relativo al cyberpunk, tra l'altro devo dire... Oltre ad essere scritto bene, aveva veramente degli ottimi contenuti. Io tante cose non le sapevo e in effetti è stato proprio illuminante, molto molto bello. Tanto che io ho già assegnato un nuovo compito e Matteo ha detto sì, bravissimo Matteo. Non so di cosa si tratta, quindi fate pure. Parliamo sempre di un genere un po', si può anche dire, parliamo di un genere un po' particolare che è il cyber, che non è il cyberpunk ma lo steampunk, che io adoro, e anche lì sicuramente ne leggeremo delle belle. In questo Matteo è molto bravo, riesce a cogliere il segno, riesce soprattutto ad essere sintetico. Poi magari questo è un dono. Beh, sì, in effetti, sì. Mi pare di aver discusso un paio di giorni fa sotto un post Facebook, poi di cui vi parlerò, sul discorso sintesi, no? Sul discorso riuscire ad essere sintetici, o comunque sia, ma non per forza sintetico, senso già poco, sintetico in senso essenziale, ecco, mettiamolo così. E questo post era relativo
non è molto semplice, soprattutto quando affronti argomenti del genere, perché è normale che ogni cosa hai un miliardo di rimandi e potresti veramente aggiungere il mondo. Ci E dice Matteo, sarà la invece. sintesi, metto il video, sarà la forma mentis da ingegnere, probabilmente, Sì, probabilmente è vero, sì, in senso ci probabilmente sta, sì. ma no, non per forza, però magari ti ha preso di più questa forma mentis, la senti più tua e quindi riesci anche a trasporla in altri contesti. Il post che ho commentato ieri e l'altro, non mi ricordo, trovate tranquillamente su Facebook, su un altro gruppo, quindi questi ci sono di scrittura, eccetera. È relativo alla pubblicazione del premio Urania, ok? Il concorso Urania, quello che fanno tutti gli anni, la Mondadori. Al quale ti puoi iscrivere, ci sono dei limiti, ci sono delle specifiche e le specifiche secondo me sono anche molto ampie per quello che mi riguarda e una delle critiche che veniva mossa, oltre al fatto che loro per una questione probabilmente di anche selezione vogliono che il manoscritto gli venga mandato, scusate, il dattilo scritto gli venga mandato fisicamente, quindi proprio per posta, raccomandata. E quindi non utilizzano un sistema, diciamo, digitale. Praticamente una delle critiche che veniva fatta era relativa al fatto che doveva essere massimo di 300 cartelle. 300 cartelle sono circa poco meno di 600.000 caratteri. Sono un sacco di pagine, sono circa effettivamente in un A5, cioè in un libro normale, sono circa 300 pagine. Ora, io personalmente, secondo me, è una buona quantità di roba, anzi, per come sono abituato io, anche troppa. Secondo me, un buon romanzo, anche di si parla di fantascienza, premi Urania sono fantascienza. Un buon romanzo autoconclusivo di fantascienza può essere scritto in meno, molto meno di 300.000, scusatemi, di 300 cartelle, ma addirittura penso che possa essere fatto anche nella metà. Però c'era un sacco di gente che si lamentava di questa cosa qua, di questo limite, no? Imposto, a parte il fatto che decidono loro e oh, se uno decide che è quello, prendila come una sfida, cioè è un limite che ti viene posto, devi farcela in quella roba lì e quindi non è che insomma, si può, devono essere messi dei limiti, altrimenti gli si manda un papiro di 7.000 pagine, poi Mamma non ha mia. nemmeno senso, ma non ha nemmeno senso per chi lo scrive, è un premio che viene fatto una volta all'anno, quindi di conseguenza devi anche avere cioè, poi il tempo fisico per scrivere una cosa buona. E poi, insomma, niente, secondo me è fattibilissimo in quei termini lì, ecco. Questa cosa della sintesi è una cosa che molti autori non prendono in considerazione, anzi pensano che sia tipo un freno alla creatività, un freno alla loro opera. In realtà questa è una cosa che penso che sia un errore. Io penso fortemente che sia un errore. Anzi, tentare di fare qualcosa che ha dei limiti ben precisi, specialmente di parole, di quantità, di carattere, eccetera, ti stimola a impegnarti di più e quindi a cercare di fare una cosa meglio, detto proprio chiaramente. Non è molto semplice, soprattutto per chi si perde, parlo io per prima, magari Ma voli in pindarici? eccessive descrizioni, in voli pindarici, in quelli che sono magari il richiamo, so, richiamo ai flashback e alla fine viaggi, scrivi tanto. Però in effetti mi rendo conto, leggendo tante altre cose, che forse sì, io scrivo tanto, sono prolissa, ma c'è chi mi batte. Quindi tutto sommato, quando io vado poi a tagliare, riesco a tagliare abbastanza. Il Vabbè, problema è sì. quando ci si impunta che non vogliono tagliare e viene fuori una cosa Vabbè, infinita. sai, io non dico che è tornato il tuo amico che Sì, è abbaia. tornato il Dicevo, cane che abbaia.
Presente Oriana, in che senso? Cioè, che non vuoi tagliare? Beh, allora, ovviamente non è che per forza ci deve essere un taglio, deve essere tutto tagliato in un testo. Ovviamente di fronte a un editing ci deve stare il senso per farlo. Quindi se ci sono delle parti che sono tendenzialmente inutili per quello che è la trama attuale, per quello che potenzialmente è la trama successiva, sta veramente dando fastidio. Vado a urlare al cane. Va bene, aspetta un secondo, ti abbasso. Dicevo, io la tengo d'occhio mentre lei va a urlare al pane, stavo di al cane. E, che cosa stavo di... Ah, ti dilunghi. Sì, in senso che ci vuole... Non è detto che si possa riuscire a farlo da sole, di tagliarsi, di fare comunque sia, detto così è brutto, di tagliare il proprio testo, di accorciarlo, comunque di sistemarlo. Spesso e volentieri c'è bisogno di una seconda persona che ti dà un feedback sulle parti che eventualmente vanno risistemate, accorciate o comunque sia semplicemente insomma riarrangiate. Scusate, sto guardando quello che fa Natasha, voi non lo vedete, ma io sì, e sta berciando. Ecco, Laura forse torna. Povero cane, ce l'avrà fatta? Vediamo un po'. Ce l'ha fatta Natasha? Sì. Io ho smesso di abbaiare, ma sono convinta che tra 5 minuti ricomincia. Te hai smesso di abbaiare? Io sì, perché io ho berciato. Okay. Però credo che non abbia funzionato molto. Purtroppo. Sentirà il caldo anche lui, anche loro sentono il caldo. No, questo è un cane che sente il bisogno di stare dentro di dire, casa. Di parlare. No, questo cane vive in casa. Quando la proprietaria del cane se ne va fuori, lo lascia ai genitori, i genitori lo lasciano fuori. E lui non è contento. E quindi abbaia continuamente a tutti. Poi è una razza di cani che conosco molto bene, perché ho avuto anch'io questo cane, è un West Highland, e i terrier sono nervosi di loro, di partenza, e questo è proprio ipernervoso, quindi è agitato, vabbè, abbastanza. Ti sei bloccato, non so se ti sei bloccata tu, se mi ero bloccato io. Matteo dice: nell'articolo che sto scrivendo Aurora sto tagliando intere frasi e paragrafi, mi sono lasciato prendere la mano. Ma guarda, è una cosa che succede molto molto frequentemente. Io prima di considerare qualcosa che scrivo a posto, di solito lo ritaglio almeno 3, 4, se non 5 volte, dipende in che condizioni scrivo. Proprio oggi stavo scrivendo una cosa, stavo scrivendo per un gioco in realtà, quindi un gioco di ruolo, e ho lavorato quasi tutto il pomeriggio, diciamo così, su questa cosa, perché insomma avevo voglia di fare questa cosa qua, era un po' che l'avevo lasciata lì, e alla fine, più o meno verso le 6, dopo 3 ore buone, ho buttato tutto, completamente tutto quello che avevo scritto, perché l'ho riletto e ho detto no, non ce la posso, no, via. Qualcosa ho salvato, ma la stragrande maggioranza l'ho lanciata via. Natasha, intrattieni un attimo che devo vedere cosa fa il cane, che lo sento fare una cosa strana. Scusate, questi momenti così, torno subito. Stasera è serata di cani, che dobbiamo fare? Ci sono quelli che abbaiano, quelli che mangiano le scarpe, e poi ci siamo noi in mezzo, quindi è così. Noi, ecco, come stava dicendo Mirko a Matteo, il fatto di scrivere e poi buttare, succede Matteo, che scrivi tanto perché hai tante idee e poi dici... Sì, ma magari posso fare a meno di dirlo, posso fare a meno di raccontare questa cosa. Succede soprattutto quando magari racconti una storia, quando racconti comunque un intreccio, e magari ti rendi conto che hai inserito più volte la stessa cosa, gli stessi dettagli. Nell'ambito di un articolo, come può essere un breve saggio, un qualcosa che comunque ci serve per conoscere un argomento, il rischio di scrivere di più in effetti è sempre dietro l'angolo, ma per un motivo molto semplice, perché probabilmente quando si racconta di qualcosa e si spiegano determinate caratteristiche di qualcosa,
ci fa piacere spiegare qualcosa in più, aggiungere dettagli. E questo accade quando abbiamo la fortuna di parlare di cose che ci interessano. A me capita spesso, nell'ambito del lavoro che io faccio, scrivendo delle dispense scolastiche, che dove io lavoro, i ragazzi non hanno i libri, ma studiano sulle dispense che facciamo noi insegnanti, mi capita spesso di scrivere, di partire con veramente 4 righe e poi arrivare ad aggiungere paragrafi su paragrafi. Quindi c'è comunque di fondo una questione. Ecco, tornato Mirko. Tutto salvo? Sì, spero che si senta bene perché ho dovuto spostare anche il microfono che ho anche approfittato di prendere un ventilatore che stavo morendo. Di caldo. Sì. Dicevamo appunto il discorso di quando si scrivono degli articoli, magari quando si parla di narrativa, c'è più possibilità di limitarsi nello scrivere. Quando si scrive un articolo, un saggio, soprattutto se si parla di qualcosa che piace, si tende magari ad aggiungere dettagli in più. E qui però viene fuori la possibilità di aggiungere magari tanti dettagli e lasciarli lì sospesi. Poi chissà, magari un giorno Matteo Ma ci stai scrive parlando? un... Ah, degli articoli, No, dici? del Sì. discorso degli articoli, il discorso di scrivere più o meno. Magari dal primo articolo che ha scritto, come in effetti il progetto esiste, il primo articolo che ha scritto Matteo relativo a Miyazaki, ha lasciato aperto tantissime porte. E tutte quelle porte comunque sono ancora aperte perché ci saranno degli approfondimenti, ci Anzi. saranno comunque dei dettagli aggiunti a quello che è stato appunto l'introduzione al mondo di Miyazaki. Magari potrebbe essere la Sì. stessa cosa anche Anzi, per... devo dire che prima di aprire la live, di fatto, poco prima, ancora prima di trovare Natasha, stavo guardando, diciamo, i resoconti, diciamo, mensili di quello che è le visite su Onnigrafo, le cose che tendono un po' di più, insomma, questo lavoro che si fa un pochino di raccolta di varie informazioni che ci vengono date da vari strumenti di analitica. E effettivamente si nota che alcune tipologie di racconti, alcune tipologie di articoli sono effettivamente molto ricercati e molto interessanti da chi fa ricerche su internet, ad esempio. E ultimamente poi anche un po' gioco forza le novità che stanno uscendo che sono uscite per lo studio Ghibli, l'articolo di Matteo è stato abbastanza visitato, è stato uno di quelli un pochino più visti, quello di Miyazaki. Quindi sappi, Matteo, che dovrai fare degli approfondimenti su questa cosa qua. Anche perché, oltre, vabbè, a essere interessante per gli altri, è interessante anche per noi, magari sveli, trovi cose, nel fare ricerca, trovi delle cose particolari che non è facile reperire con semplicità, poi ovviamente, no? Che poi è anche un po' il concetto, no? No, nostro quando si fanno articoli di questo genere qua, noi si evita di fare recensioni perché non sta nelle nostre corde, si è già detto più di una volta, però articoli di approfondimento su certe tematiche creano un contenuto che è interessante da leggere e sul quale si può tranquillamente, insomma, anche discutere poi durante le live e cose del genere e per quello che mi riguarda è un qualcosa che offri anche agli altri di facile da reperire, da capire, magari riesci a mettere in una pagina di internet, una pagina web, un insieme di informazioni che la ricerca di tali informazioni, di tali concetti sarebbe estremamente più complicata, estremamente più lunga. E poi a questo è il lavoro che fa l'articolista, no? Si torna. Come scrive i saggi, come scrive poi questa cosa qua, non è più o meno la stessa cosa. Natascia. Eccomi. Ah, ti vedevo distratta. Anna, Cioè, è distratta, si è distratta, è distratta, ci sono distratta a distratta. qualcosa. Da parte mia arriverà il seguito, ma vi voglio far passare tempo. Perfetto, va benissimo, va bene. Hai tutto il tempo che ti serve, tra le altre cose che eri sotto esame ultimamente, no? Quindi, insomma, Sì. Sotto esame, e credo che abbia avuto l'esame proprio venerdì, se non sbaglio. Va bene, va bene. Che Poi belli gli esami all'università.
È vero, poi quando finisci, sì, è come quando finisci la scuola, dici, ah, che belli i tempi della scuola, poi Sì, ti senso, mancano. cioè, è una mancanza, sì, Senti la mancanza, sì, perché certo. comunque era un periodo spensierato, di spensierato, magari si lavora pure quando si fa l'università, però no, sono bei momenti, bei, bei ricordi, belle cose. Sì. Quindi, io mi sono un po' perso, si chiacchierava di articoli, delle cose. Poi novità, Natasha, che si farà nel futuro? Ah, a parte, aspetta, Novità? la settimana prossima chi c'è con noi? Oh, la prossima settimana, salvo imprevisti, ma io spero non ci siano, giovedì sera abbiamo la diretta con il filosofo illustratore Mauro Argetti. Filosofo, giusto. Sì, filosofo. Filosofo, Quindi ce veramente, l'abbiamo fatta troppo. finalmente ad avere Mauro Finalmente Argenti. avremo Mauro Mamma mia. Argenti in diretta, sì. Ci sono Sarebbe altre stato persone che libero. poi vorrei in diretta, poi dopo se ne parla, così si lancia un Va bene. appello. Assolutamente tutti quanti quelli che sono comunque i nostri autori che non hanno fatto ancora la diretta con noi, bene che ci facciano sapere quando Anche sono quelli che l'hanno liberi. fatta e che però è andata persa, ma non importa. Vero, vero. E si rifanno tranquillamente. Ma poi è piacevole anche semplicemente avere un argomento e se ne parla in diretta insieme. Molto Sì, volentieri. infatti. Molto, Ora molto volentieri. si va verso un Noi abbiamo. periodo particolare, però comunque pensiamo che insomma ci si possa fare a farlo. Dicevi, stavi per dire e. Beh, noi quest'estate comunque sia che saremo operativi, probabilmente anche le 2 settimane in cui io sarò in quel della Calabria, se ci si riesce, magari non la sera, magari non da una stanza illuminata, faremo le dirette tipo dalla piazza, dove è Ah, l'unico grazie. punto in cui mi prende il telefono giù in Calabria. Sì, purtroppo è così, o in riva al mare o dalla piazza del belvedere del Poi è paese strano come con. cosa perché Sì, è stranissima. di Solo solito che mi riva al dovrò. mare No, non va bene per la soltanto proprio missione. in spiaggia. Già che sali su dalla spiaggia non prende più il telefono. Mi No. dovrò attrezzare però con un microfono antivento, perché sia al mare c'è tanto vento E e qui sia in piazza la sera. Io la prima cosa che metto in valigia quando vado in Calabria sono i maglioni e le sciarpe. C'è la tramontana lì la sera, si gela. E quindi dovremmo comprare, sì, un bel microfono antivento. si ritorna all'iniziale wishlist per Natasha, perché d'altra parte, A che cosa, scusa? alla iniziale wishlist per Natasha. Si torna Vero, all'iniziale. vero, vero. Ora si fa, No, ora ma si fa. sai che veramente è una cosa stranissima. Questo Ora si ragazzo, fa un coffee. carità, simpaticissimo, bravissimo, quello che vuoi. Che praticamente fa questi video dove fa vedere che lui crea le sue esche e le cose che usa per andare a pesca da solo. E c'è stato un tizio che lavora, un italiano che lavora in Cina per una grande azienda che produce materiale da pesca, che praticamente gli ha mandato uno scatolone pieno di roba perché erano dei fondi di magazzino che non vendevano più. E gli ha spedito il mondo a questo e lui ha fatto il video dove praticamente fa vedere che tira fuori tutte queste cose felice come un bambino la mattina di Natale, ma ovvio. E in effetti è Sono felice una anch'io. cosa simpatica. Certo, anche io sarei Qualsiasi felice. regalo, nel senso, uno, I regali sono insomma, sempre sì. belli. Volete mandare un altro microfono per Natasha? Un qualcosa? Noi siamo felicissimi. Dai, già è tanto che sono stata brava, mi sono comprata il supporto per il telefono. Perché fino a 3 settimane fa nel mio telefono praticamente veniva messo un tavolino sopra l'altro in salotto, e in mezzo veniva incastrato il telefono, sopra il computer, cioè una cosa proprio da Vabbè, follia. Il tutto poi si quelli. reggeva su un piccolo unicorno di plastica. C'hai l'unicorno a portata di mano? Se no, ce lo devi far vedere l'unicorno di pratica. Ve lo dovrei far vedere, ma non so Non importa, da quando è arrivato sto coso, non so dove l'ho è messo. sparito, È perché gli unicorni un sono molto simpatici. supporto. Sì, gli unicorni scappano via facendo puzzette d'arcobaleno. E non so dove l'ho messo, da qualche Va parte bene, sarà. va bene. Quindi. Noi
Noi anche questa settimana ci siamo dimenticati una gran cosa, ma è stata una settimana un po' strana, bisogna dire. Il fatto che giovedì c'è saltata la diretta, non abbiamo potuto comunicare per tutto giovedì e venerdì noi perché la linea era completamente andata. Noi avevamo deciso la scorsa settimana, e ce ne siamo dimenticati, di fare una cosa particolare relativa al nostro gruppo, ossia far decidere a quelli che sono i nostri lettori quali fossero gli articoli predisposti per l'ogni giorno, scegliendo due avvenimenti per ogni giornata, e poi avremmo fatto un sondaggio. Pensate un po', non lo facciamo nemmeno questa settimana, perché non l'abbiamo fatto in tempo. È domenica sera. Vabbè, si può fare stesso. No, non si può fare. Si fa questa settimana per la prossima. Si fa questa settimana per la prossima ancora, e domani mattinata o stanotte, dipende dai nostri orari, avrete i tag della prossima settimana. Niente, è stata una settimana un po' sballata, un po' strana. Un po' bisiata. Scusate, un secondo solo. Voi continuate. Ok. Un po' anche il fatto di aver cambiato il giorno della diretta e il giorno delle pubblicazioni ci ha un po' svalvolato. Al punto che, ecco, ho dovuto fare il foglietto con gli appunti, perché sennò mi dimentico le cose. Prima avevamo i giorni stabiliti per ogni cosa, adesso i giorni sono ovviamente cambiati. Il lunedì abbiamo la pubblicazione, il martedì e il giovedì le parole strane, che la scorsa settimana non abbiamo avuto per, appunto, problemi di giornate, perché è sballato tutto. Il venerdì abbiamo l'altra pubblicazione su Onigrafo Magazine, e sabato e domenica sono liberi. Ovviamente però ogni giorno trovate un articolo diverso, o anche un piccolissimo articolo sia sulla pagina di Onigrafo Magazine che sul gruppo, relativo a qualcosa, a un avvenimento che si ricorda in quel giorno specifico. Quindi, insomma, cerchiamo di tenere ogni giorno i contenuti salienti della settimana. Indiana Jones ha compiuto 40 anni. 40 anni Indiana Jones. In che senso? Il primo film è stato fatto 40 anni fa. Probabile. Porca miseria. Ma questa settimana ho visto c'erano tanti anniversari di film particolari in queste settimane. Probabilmente perché, a differenza dell'Italia, i grandi film in America uscivano sempre verso i primi di giugno. C'era l'uscita estiva e l'uscita invernale, quella un po' prima di Natale. L'uscita estiva è una cosa veramente molto sbagliata tecnicamente, però in realtà forse sì. Per noi è sbagliata, perché noi fino a 10-15 anni fa il cinema d'estate proprio non sapevamo cosa fosse. In America no, in America ci si va al cinema anche d'estate. È vero, sì. Anche siamo noi che in realtà c'erano anche i film all'aperto. Ah, scusate, Lenny, vattene. Via. Scusate. Mi stava mordendo. Ancora è qui. Quindi si diceva, sì, in effetti sì. I predatori dell'arca dell'81. Ah, cazzo. Dell'81, sì. Mamma mia. È una bella età. Io sono più giovane. Non si direbbe. Ma sono più giovane. Io sono più vecchia. Non si direbbe, ma è più vecchia. C'è sempre un non si direbbe davanti. Quindi... Poi, ora la settimana prossima ancora non si è guardato, non si è fatto niente, quindi chissà cosa ci sarà. Bah, qualcosa si troverà, tanto in realtà ci pensa Natasha. E io do solamente la mia approvazione. Sì, no, oh, no, sì, ok. Il grosso lo fa lei. E, va bene. Quindi, io non riesco ad aprire la nostra diretta per vedere i commenti, cioè stasera proprio non aprire la diretta, ma qui su stream, noi siamo su StreamYard, vedete, in realtà c'è, però lei lo sta usando dal cellulare, quindi vede male, c'è il tab per mandare messaggi, vabbè, non importa, no, ci sta. Se tu avessi un computer che funziona, mettiamo anche quello nella wishlist, dopo che vedi che funziona, magari ce la faresti anche a usare tutti i vari programmini, tutte le cose. Allora, questa settimana è stato il mio compleanno, c'è stata una persona che il regalo non me lo ha fatto perché stiamo aspettando di comprare il computer nuovo. E quindi a breve avrò un computer nuovo.
meno male, via. Ora non lo so se la problematica sarà veramente, cioè se in questo caso è un problema del computer o è un problema di Facebook sul computer, non lo so, però... No, vabbè, no. Da quello che ho capito mi sembra che insomma quel problema tu ce l'abbia praticamente con tutto, anche l'altro... Tu volete sapere che quando è stato che ci siamo messi a giocare? Saranno una settimana, 10 giorni fa, forse domenica scorsa. Domenica scorsa, non so per quale motivo, ci sapeva così, si era detto, oh, facciamo una cosa diversa. Siamo messi a giocare a Minecraft, tutte e due, Milano, cioè su un server. E Natasha è una persona malvagia, cioè la prima cosa che ha fatto, era la prima volta che giocava, e la prima cosa che ha fatto è stata andare a uccidere i cavalli. Non è vero, la prima cosa che ho fatto è stata venirti alle spalle e darti una picconata in testa. Per vedere che cosa succedeva. Quindi, però poi gli è piaciuto e ha continuato a uccidere bestie innocenti, dico. Però un giorno forse magari su altri canali faremo una diretta con ma Natasha, siamo anche su Twitch male. Stasera? No, perché ho avuto un problema con l'account e lo devo ricollegare, non siamo su Twitch, però ci torneremo su Twitch, Ci torneremo su Twitch proprio facendo questa cosa, giocando in diretta, magari anche al retro game, cose carine. Faremo dei tentativi. Natasha vuole fare dei tentativi, li faremo. Perché dovete sapere che anche se la sottoscritta ha compiuto una veneranda età, continua a giocare con i videogiochi, quindi va bene così. Vabbè, i videogiochi sono comunque sia generazionali, in senso che... Ma sono belli, sono proprio belli. Io... La cosa che è iniziata... Scorsa settimana abbiamo comprato un nuovo gioco per la Play, molto carino, di cui non ricordo il nome, io ho seri problemi con i nomi. È un gioco praticamente dove ci sono moglie e marito che devono divorziare, e la figliola ha comprato uno strano libro e questi si ritrovano trasformati in due bamboline che devono collaborare tra loro per raggiungere la figlia, e ci sono tutte cose da fare insieme, però appunto se non collabori insieme non lo puoi fare. Ed è bellissimo, perché mentre loro due nel gioco vanno avanti e devono far pace, io e il mio compagno giochiamo e litighiamo e ci incazziamo. Perché tu non salti al momento giusto, perché tu non hai capito, è bellissimo. Matteo dice It Takes Two, questo? It Takes Two. Esatto. Dovrebbe essere questo. Questi, è carino. Abbiamo tutti questi seguaci nerd incredibili, follower nerd, ma perché noi siamo nerd e quindi abbiamo le persone... Però da sola faccio da ormai 10 giorni, le 3 di notte, a giocare ad Assassin's Creed Valhalla, da sola. Ti fai le 3 di notte? Complimenti. Però è bello, mi piace. A me Assassin's Creed è un gioco che proprio mi piace. Ma mi piace questa cosa dell'open world, che vai, giri, una cosa che mi piace molto. C'è una cosa che mi disturba però in Assassin's Creed, ed è uccidere gli animali, perché lì sei costretto a farlo. Ma come? E mi disturba. È il tuo e-sport. No, perché allora, il cavallo di Minecraft è brutto e non fa versi. Ma non è tu vero, praticamente... No, sì, ma è un nitrito strano e non nitrisce di dolore. Invece quando tu sei lì e stai uccidendo il lupo, sembra un cane, e uccidi il cinghiale, stanno praticamente abbattendo un maiale nel mattatoio. È veramente fastidioso. È e mi sono anche chiesta, ecco, e mi sono chiesta, ma per fare questi effetti sonori nei videogiochi? No, non te lo chiedo. Come farlo? Li fanno. Poi uno di questi giorni chiamerò in live un mio collega, con il quale, anzi un paio di miei colleghi con i quali si fanno proprio questo, si fa videogiochi, e si parlerà del campionamento dei suoni. Magari si chiede come fanno,
è una cosa interessante. Sì. Perché è molto brutto pensare, caspita, vanno lì e sentono quando uccidono i maiali. No, perché i maiali non li uccidono facendo, gli fa tutti quei versi. No, non funziona così, dai. Nemmeno il mio nonno gli faceva fare tutti quei versi, insomma. Ma no, dai, via. No, è veramente brutto, guarda. No, non ce la posso Assassin's fare. Creed dice che purtroppo non l'ha mai approfondito. Guarda, io, Matteo, sotto un punto di vista ci sono tante cose interessanti. Ci sono tante cose interessanti perché una di quelle ambientazioni, sai, che riprende parecchio la storia nostra, dell'Italia, va in quei posti, sono rappresentati quei posti di un certo periodo che ritirano su un po' del Rinascimento, di questi momenti qua, in maniera abbastanza fedele. Io ho giocato il primo, tra le cose ce l'ho ancora, l'ho ritrovato tipo oggi per caso, tra l'altro, ce l'avevo nell'Xbox 360. E gli altri non mi sono poi piaciuti moltissimo, continuo ad avere un cane che mangia cose. Non lo so, non... Dopo un po' questo tipo di gioco, cioè lo gioco una volta, anche se sono due giochi diversi, poi mi vengono a noia, perché alla fine sono sempre tutti uguali, li vedo tutti uguali. Forse quelli più vecchi sì, però gli ultimi tre sono un po' particolari. Gli ultimi tre sono Origins, che è ambientato nell'Antico Egitto, poi c'è Odyssey, che è quello invece ambientato in Grecia, e l'ultimo che è Valhalla, che è ambientato nell'Europa del Nord e in Inghilterra. Sono tre giochi molto particolari perché hanno innanzitutto hanno uno schema di fondo un po' strano, cioè quest'animus con questa tizia che tramite il DNA interpreta questi personaggi che hanno vissuto in epoche passate. Tra l'altro nel primo Origins si vede colui che ha dato proprio origine agli assassini, a tutto questo gruppo. Il primo è stupendo, veramente fatto benissimo, anche dal punto di vista storico, questa ricostruzione. Il secondo è bello, il terzo, Valhalla, sarebbe stato bellissimo se lo avessero fatto meno di corsa, perché ci sono dei difetti proprio strutturali del gioco ed estetici che lasciano un po' a desiderare, del tipo dialogo fra i personaggi, il personaggio secondario rimane buggato a fare sempre lo stesso movimento del tipo a piangere, e piange 20 minuti, mentre magari si è completamente rasserenato, ti sta raccontando delle cose, ma intanto il suo personaggio continua a far così. E a me questa cosa mi disturba fortemente. Però la cosa molto bella è che questi tre giochi sono tutti e tre incentrati su quelli che sono i pantheon di queste diverse civiltà. Quindi nel primo abbiamo tutto il pantheon delle divinità egizie, nel secondo abbiamo tutte quante le divinità del pantheon greco, e qui abbiamo il pantheon norreno. Veramente molto molto bello. È un peccato che si siano fermati a tre, perché il prossimo Assassin's Creed sarà tutta un'altra cosa. Secondo me sarebbe stato molto molto bello farne uno invece ambientato con il pantheon induista, sarebbe stato veramente molto bello. E lì ci sarebbe stato veramente tanta roba da rappresentare. Magari ne approfondiremo un giorno, qualcuno si costringeremo, chiederemo a qualcuno dei nostri articolisti di approfondire questi fantastici giochi, o magari lo fai tu che sembri particolarmente preparata. Se vuoi una spalla con cui parlare di Assassin's Creed, puoi evocare Luigi, perché Luigi anche lui è fissatissimo. Quindi eventualmente vi fate una live voi su questo cosa qua, io rimango tra gli spettatori, e anche perché ho poco da dire. Tante cose hai accennato a un problema di estetica, no? E su questa cosa dell'estetica, proprio oggi pomeriggio sono stato un po' triggerato, da un nostro contatto comune, sul discorso proprio di questa cosa qua, della professionalità, dell'estetica, di quanto pesa l'estetica all'interno di un lavoro,
Un giorno forse ne parleremo. Forse un Beh, se giorno ne si parleremo. parla, secondo me l'estetica è una delle cose più importanti se si parla di qualunque cosa che sia artistica e può Ma essere sia estetica da. inteso non solamente, per quello che intendo io, non solamente l'illustrazione, l'arte dietro a No, una cosa, ma certo, il concept. l'estetica, se noi la analizziamo proprio da quello che è, l'estetica è una branca proprio della filosofia che va ad abbracciare tanti contesti differenti che appunto appartengono all'arte e non solo, anche la dialettica stessa ha bisogno di estetica, Ecco, perché sì. comunque ha bisogno di avere una concezione che sia appunto bella, che sia armonica, che sia ben costruita. Dal punto di vista ovviamente di prodotti che coinvolgono il 90% i sensi visivi, l'estetica sicuramente è Vabbè, importantissima. l'estetica di un Cioè, film, di un fumetto, è io, ovviamente per una grossa parte ecco, visiva, visuale. certo, cioè io se Stesso. parliamo di grandi colossi di videogame, l'altra sera abbiamo giocato a Minecraft, esteticamente è una ciofeca, detta proprio così, è No, che colpo al cuore bruttissimo. incredibile, è No, no, bellissimo. no, non li No, posso, i invece. pixelini in quel modo proprio mi disturbano. Il gioco deve essere bello, appunto, è un Assassin's Creed che tu passi il vento, sposta le foglie, che tu cammini sulla neve e lasci le impronte scure. È quello il dettaglio, non so, della criniera del cavallo, della barba, dei Però personaggi. non è solo Quello. quello. No, Non non è è solo quello, solamente. anche il dialogo, il concertare Ecco. comunque la gestualità. Ti posso dire, ad esempio, che ho trovato estremamente godibile un gioco come The Last of Us, Vabbè, che ha cavolo, vinto questo oltretutto. è. Perché è godibile? Perché è innanzitutto non è, è una computer grafica fatta su attori che recitano e che quindi hanno una mimica facciale incredibile. Un gioco come Assassin's Creed è bellissimo dal punto di vista dei personaggi principali, ma hanno curato in maniera proprio blanda quelli che sono invece personaggi secondari. Un altro aspetto secondo me pessimo, perché io sono proprio pallosa di mio, me ne rendo conto, è il doppiaggio. Cioè il doppiaggio, ragazzi miei, non si può, è come quando noi vediamo hanno messo delle voci proprio fastidiose ad alcuni personaggi, soprattutto ai bambini. E poi ci sono delle cose proprio brutte. Cioè, ad esempio, un punto in cui io non sono andata molto avanti nel gioco, ho iniziato a Non giocarlo adesso, però spoilerare non ne ho cose, visto. cioè nel senso No, quello non che c'è. spoilerò. C'è un punto in cui però c'è un gruppo musicale che sta suonando, cioè sono tre bardi che suonano e davanti ci sono dei ragazzini che li ascoltano. Oh, cioè, sembra che stanno con un certo metal, ragazzini che fanno. È bruttissimo. Io ti giuro, in quel momento ho preso e me ne sono andata da un'altra parte. Era proprio inguardabile. Io però ripeto, Vabbè, però so di essere particolarmente noiosa. Lo so, sono allora consapevole di ciò. nei videogiochi spesso l'estetica, come dice anche Matteo, viene però confusa con il discorso della grafica. Non sempre la grafica è fondamentale. In videogames puoi avere una grafica tutto sommato o mediocre, ma avere un'estetica incredibile. Ma io faccio. Per quello che mi riguarda, lui ha fatto l'esempio di Borderlands, che ha perfettamente ragione, ma io posso dire che, non so, fare un altro esempio su Skyrim, che secondo me è un'estetica fantastica, ma tutti, bene o Bello. male, tutti gli Elder Scroll, Morrowind, Oblivion, Skyrim, insomma, quelli che gioco finora sono veramente, hanno un'estetica incredibile, nonostante la grafica non sia proprio a livelli super, ok? Sì, lo so che si parla di videogiochi e non tutti potrebbero avere bene in mente quello che si sta dicendo, però comunque sia, il concetto è questo, cioè il videogioco è molto simile per certi versi, specialmente i videogiochi più di ruolo o comunque sia le avventure, molto più simile a un film, e quindi l'estetica è importantissima, ok? L'approccio stesso alla dinamica che gli dai, non so, al dialogo, ai dialoghi, all'ambientazione, eccetera, ha una importanza molto molto forte, molto importante. E si riflette questo, diciamo, direttamente nell'esperienza di gioco.
nell'esperienza di gioco che nei videogames, così come nei film e nei telefilm, ma in parte in realtà anche nei fumetti, per andare più su media diciamo, più carta, più cartaceo, è molto legato a quella che è la grafica, a quello che è il disegno, a quello che è l'illustrazione, o comunque sia il, diciamo, il comparto modellazione tridimensionale e così via. L'estetica, per rispondere a Elena, è l'insieme di tutte quelle parti che definiscono, come dire, l'appeal del gioco, mettiamola così, del gioco, comunque sia di quello che ti viene proposto, non solo la parte visiva, ma anche il gusto che è stato trovato, che è stato fatto, un po' come dire lo stile, no? Non so se riesco a spiegarmi, di quello che ti viene proposto. È come se fosse una sorta di, come si dice, un'impronta digitale dal punto di vista di contesto grafico, ma non solo, di quello che ti viene proposto. Che ne so, l'ambientazione, le musiche, l'impatto visivo, ma anche come vengono gestite le luci e le palette di colori, lo stile dei dialoghi, non nello specifico se sono fatti bene o se dicono cazzate, ma effettivamente come vengono proposti, ok? Come vengono messi, poi costruiti fondamentalmente. Non fa parte di questo, secondo me, la sceneggiatura, ad esempio, di qualcosa, perché la sceneggiatura può essere pessima, l'idea di base può essere una cagata pazzesca, però può avere effettivamente una bella estetica. Certo. Un'ottima estetica. E ce ne abbiamo cosa... di film in questo genere che... Vabbè, dopo ricordami dire... che ti devo nominare un film. Dopo. Vabbè, dopo. Dopo quando? Chiusa dopo, la live? Dopo... No, dopo ho finito di parlare di questa cosa. E ad esempio, per dire, nei film, tutti i film della Marvel hanno un'estetica notevole, anche se hanno delle carenze sotto certi punti di vista. Tipo la sceneggiatura spesso e volentieri non è perfetta, però comunque, anzi, direi che tranne pochi, c'è poco da dire. Io questa cosa la vorrei discutere anche sui libri, perché in realtà anche i libri hanno estetica, e non è solamente la copertina, perché la copertina, come si dice, non si giudica un libro dalla copertina, tra l'altro, perché la copertina è solo una parte di tutto questo, cioè la copertina dovrebbe riflettere un po' quella che è l'estetica del libro in sé, cioè dovrebbe trasportarti all'interno di quello che è il libro. Esatto. E alcune copertine lo riescono a fare meglio, altre invece non lo fanno assolutamente, perché sono magari settiche o composte semplicemente male. Ma ecco, lì si parla più che di grafica e di estetica, cioè se una copertina è composta male, semplicemente chi l'ha fatta non era competente e capace. Non significa che poi l'estetica globale di tutto quanto il libro ne risenta o addirittura non si percepisca. In un libro però è più complicato, perché l'estetica spesso viene attribuita alla parte artistica. Sì. Perché l'estetica attira parecchio la copertina del libro, però oggi proprio parlavo di questa cosa qua, poi ti lascio parlare, Natasha. Facciamo un esempio, io faccio una copertina bellissima, un libro, per un qualsiasi libro, una copertina fantastica, proprio di quelle che dici, no vabbè, questo lo compro, no, perché è bellissimo, ok? Vai lì, prendi, vai alla cassa, vai in libreria, lo vedi, lo compri, lo apri e non c'è scritto niente, è vuoto, ok? Che cosa hai comprato? Hai comprato un bel libro, ma è finito lì, lo ricompri? No. Quindi il libro, la copertina del libro attira, però... Poi il libro tecnicamente deve essere letto, deve averci del contenuto, deve essere all'altezza della copertina che lo contiene, no? Detto questo, a un certo punto, se io apro il libro e il contenuto è vuoto, io ho detto che non c'è scritto niente, però se il contenuto in sé è vuoto, in pratica è come se ti fosse stato venduto qualcosa per quello che non era. È al limite quasi di una truffa da tutti questi punti di vista, no? Se io ti sto vendendo una copertina di un libro che dice
che è un thriller noir, ok? E dentro ci trovi elfi, fantasmi, vampiri e cose che non c'entrano niente, tipo un moderno però strano, te dici no, aspetta, non, cosa ho appena comprato? Cioè, deve essere uno sbaglio, ok? Quindi non ti fidi più poi di quel tipo magari di editore o di autore che ti ha venduto una cosa che non era quella che ti cercavi. Quindi fondamentalmente facciamo attenzione a questa differenza qua. Cioè, è importante, sì, però non è fondamentale. Natasha, stavi dicendo? Non me lo ricordo più, ti stavo ascoltando e... Mi volevi ricordare un film. Che film volevi ricordare? Ah no, volevo ricordarti. Ieri sera ho visto un film estremamente scemo e profondamente discutibile, che non avevo ancora visto e che veramente è il trionfo del aiuto. Che cosa hanno prodotto? Ed è il secondo film di Borat. Non so se tu lo hai visto. Il primo lo avrei visto, Borat. No. Ok, bene, ragazzi, Mirko Biagiotti, Borat, non ho visto, aspetta, quale? Aspetta, Borat, aspetta, aspetta. Il film di Sacha Baron Cohen. Lui che è grande presidente di Kazakistan. Ah, ma porca pistola, sì, ha voglia, voglia, voglia. Sì, no, perché se vuoi adesso ti parlo con l'accento kazako da qui a fine diretta. Fantastico. Il secondo è folle. È peggio? Cioè, è meglio. Il secondo è proprio follia. La sprizzolona, c'è la sprizzolona. È fantastico. È peggio. Dov'è? Dove ci sono un po'... Lo trovate su Amazon Prime. E è nei contenuti gratuiti, quindi lo potete vedere. Ci sono un paio di cose Prime, che sono vedere, profondamente Prime, discutibili, che insomma anche no, però però veramente merita di essere visto fino alla fine, perché alla fine dici: oh, cavoli, abbiamo fatto tutti questi complotti, tutte queste strane macchinegni strani, le vaccinazioni, la pandemia. Vedete Borat, seguito di film. Va bene, ok. È veramente, guarda, ieri sera sono rimasta. Va bene. Ci sono delle perle. Vedremo Borat, chi potrà vedere, lo vedrà. Adesso sto seguendo un'altra serie che è veramente molto bella, che per chi non ha modo di vedere la serie consiglio la lettura dei libri, che è splendida veramente. Sono i libri dei racconti dell'Ancella, non so se l'hai sentito nominare. No. Aspetta, no, che non mi ricordo il nome dell'autrice. E sono dei romanzi distopici. Margaret Atwood. No. È una... La serie è fatta veramente molto molto bene. Sono dei libri... Ah, caspita, sono anche abbastanza vecchi. Pensavo fossero più recenti. Il primo è dell'85. Credevo fossero più recenti. E niente, praticamente si parla di una teocrazia teotalitaria che ha completamente ribaltato il governo degli Stati Uniti e si governa questo nuovo mondo, o meglio questi nuovi Stati Uniti, secondo la Bibbia. Si vive solo secondo la Bibbia. È fortemente cattivo come contenuto. Se segui a menadito quello che c'è scritto, non lo reinterpreti. Andiamo oltre, in senso, sono discorsi pesanti che potrebbero essere affrontati. Ma è già un'ora che siamo qui. No, sicuramente un bel libro da leggere per chi non vuole leggere il libro, una bella serie da vedere, 4 stagioni molto impegnate, molto bello. Allora, quindi si diceva, è 1:10 che siamo qua. Abbiamo detto un sacco di cose, abbraccio completamente, cioè non ci avevamo parlato quasi nulla, niente. Forse Natasha aveva un po' ragionato prima di partire. No, veramente stasera mi è stato pure detto che non ho preparato la cena, quindi figuriamoci se avevo preparato la diretta. Oh, vabbè, mi hanno dato della madre del genere perché ero impegnata. Sì, perché non ho preparato la cena.
Va bene, quindi diciamo che abbiamo recuperato giovedì, l'abbiamo recuperato, sì. Abbiamo recuperato giovedì sera ovviamente saremo in diretta, abbiamo, come vi abbiamo già detto, un ospite, e, un ospite speciale, Amore Argenti. Poi giovedì prossimo, quello dopo, il 24, di nuovo saremo con un ospite altrettanto speciale che è il nostro Matteo Diani, che è qui con noi anche stasera in chat. E quindi niente, nel senso, mi raccomando, siateci. Anzi, per usare un non italiano, esseteci. Basta, via. È arrivato. Natasha, no, non sei bloccato. Cosa fai? No, stavo leggendo i commenti. Finalmente si è aperto. Si è aperta la pagina del video. E stavo finalmente ha finito di caricare il computer, che forse non è il computer il problema, ha finito di caricare la pagina del video. Benissimo, benissimo. No, perché mi è apparsa una notifica che mi avevano taggato in un commento e per magia si è sbloccato tutto. Comunque Facebook ultimamente sta un po' facendo versi strani. Sì. A me a volte non mi apre una parte, non mi fa vedere cose. Non so se è un problema solo mio, però... No, è vero. Io considero che l'altro giorno non sono riuscita a vedere tutti quanti i messaggi che mi avevano pubblicato. Ah, tra le altre cose, avete mandato decine di messaggi e siete in quattro stasera. Cos'è questa storia? Voglio tutti e 60 qui, voglio. Che cos'è? Dobbiamo fare gli auguri in diretta, gli si fanno auguri a Raggio, auguri. Oh, eh? Oh, voglio si fare sbroccare, eh? Ovvio. Oh. Andate tutti dove dovete andare. Quindi va bene, andiamo a letto. È arrivato il momento. In realtà no, però buonanotte. È lunga ancora. Ciao ciao a tutti quanti. Buonanotte. Ci sentiamo presto.